pianista di formazione e tratterò questa sera, cercherò di trattare nel limite delle mie competenze, cosa è avvenuto nella Langobardia minor nei secoli di dominazione longobarda. Però prima, per capire questo, dobbiamo fare un passo indietro per capire cos'è il canto gregoriano. Il canto cristiano, correttamente, il canto gregoriano è un falso storico, come vedremo. Il canto monodico cristiano, comunemente ed erroneamente chiamato gregoriano, nasce nei primissimi secoli cristiani, inizialmente sulla cantillazione sinagogale ebraica. Non abbiamo qua notizie certe e non faccio neanche ipotesi perché... evolvendosi in stile, forma e repertorio fino al XV-XVI secolo. È un canto ad una sola voce, senza accompagnamento strumentale, come potrete sentire anche stasera chi verrà al concerto che farò con la mia scuola, con la mia scuola gregoriana a San Francesco. Ecco. E si irradia appunto nelle regioni raggiunte dal messaggio cristiano, formando dei veri e propri centri cultuali locali. Chiedo scusa, tiro fuori l'orologio per non sforare. Ma che so mi. No, ma devo anche valutare. Vabbè. Quindi abbiamo una pluralità di canti, ma anche di liturgie. Io così enumero sommariamente un canto, però a un canto corrispondeva anche una relativa liturgia. Quindi abbiamo un canto nordafricano, per il Nord Africa, un canto beneventano, che è quello che vedremo stasera, un canto romano per la città di Roma e i territori dipendenti, un canto milanese per il nord-ovest dell'Italia, che sopravvive ancora oggi, e un canto aquileiese, un canto visigotico, per i territori della Spagna, che adesso sopravvive solamente in una cappella della cattedrale di Toledo, ma ormai sono tutti scomparsi. Un canto catalano per la regione della Catalogna, un gallicano per le terre della Gallia romana, un canto sangallese per le regioni di area tedesca, faceva capo l'abbazia di San Gallo, il monastero di San Gallo, un canto normanno per le... Questa sedia qua si abbassa sempre più, ben importa. Per le regioni per la Normandia e la Francia del Nord, e un canto inglese per l'Inghilterra. Possiamo vedere qua, si vede il puntale del mouse, sì. Ecco che a Benevento abbiamo dei codici, c'è un'area cultuale con dei codici contrassegnati col numero 6. Però, e qui 1, la parte del Nord, Nonantola, 13 al B, tanto per fare qualche esempio, 10 la regione Metense, 12 Chartres e così via. I numeri piccoli indicano i codici che sono stati trovati in quel territorio provenienti da altre regioni. Difatti vediamo a Benevento un codice di Albi, numero 13, e poi nella Basilicata, nella Calabria, nella Sicilia, dei codici contrassegnati numero 11 che corrispondono alla notazione del nord della Francia, dei Normanni sostanzialmente. Ecco. Però per contro il numero 6 non lo troviamo in nessun'altra regione. Segno questo di una specie di trincea culturale e cultuale che avevano i Longobardi del Sud. Bene, per tutto il secondo millennio si è ritenuto che il repertorio musicale del canto gregoriano fosse opera di Papa Gregorio Magno. Qui c'è un po' Paolino d'Aquileia che scrive cose non esatte. Vabbè. E questo costituisce un falso storico. Il canto gregoriano ha origine in Francia nell'VIII secolo, durante il cosiddetto Rinascimento carolingio. Il 6 gennaio del 754, in occasione della visita del Papa Stefano II all'imperatore Pipino il Breve a Pontion e della sua permanenza fino all'ottobre del 56, nasce l'idea di un'alleanza religiosa propedeutica al Sacro Romano Impero, adottando nella Gallia il canto romano, che abbiamo visto essere proprio della città di Roma, e dei territori ad essa collegati. Cioè l'imperatore Franco chiede di utilizzare questo canto romano. Ma i cantori gallicani non si mostrano affatto favorevoli alla sostituzione del loro repertorio, molto più elegante sotto l'aspetto melodico,
quello romano che era strutturalmente più solido, ma melodicamente molto più debole. Cosa vuol dire? La melodia è una cosa così, è la melodia, il canto, che era molto bello, molto ricco il canto gallicano. E la struttura è il modo nel quale si scrive la musica. Faccio per dire, noi tutti conosciamo le sinfonie moderne che sono fatte in Do maggiore o in Do minore. Poi il Re, Mi, Fa sono tutti punti di intonazione più alti o più bassi. Ma i modi sostanzialmente sono due. A meno che uno non abbia l'orecchio, come si dice, assoluto, scusate, ma ormai... ecco, non siamo in grado di distinguere se una sinfonia, se un brano è scritto in Do piuttosto che in Do diesis. Chiaro? Sarò in grado di giudicare solamente se è scritto in Do maggiore o in Do minore, quello sì si capisce. Mentre il canto gregoriano, studi recenti sulla modalità, ha riconosciuto ormai 14 modi. Gli antichi pensavano all'octo ecos, ma poi ce ne sono altri, ma non mi fermo qua, cioè non indugio su questo. Quindi questo per dire che il canto romano era strutturalmente più solido. Si giunse quindi a compromesso, vennero accolti i testi della liturgia romana e l'impianto modale, mentre per quanto riguardava l'ornamentazione melodica fu adottata quella gallicana. Da questa fusione, ecco, nasce un canto strutturalmente solido, colto ed elegantemente raffinato nella sua ornamentazione melodica. Io sono solito fare l'esempio della struttura modale è lo chassis di una macchina, ecco. Mentre la struttura melodica è la carrozzeria. Quindi immaginiamo, scusate l'esempio molto molto naif, la struttura di un trattore, cioè lo chassis di un trattore con la carrozzeria di una berlina. E abbiamo una macchina elegante ma solida. Allora, successivamente alla riforma carolingia, i canti sino ad allora venivano trasmessi esclusivamente attraverso la tradizione orale. Anche i testi, sapete. Un abate, per essere nominato abate, doveva conoscere a memoria i 150 salmi del Salterio. Vennero annotati sui codici solo i testi con la melodia, cioè i testi inizialmente, ma la melodia e il ritmo continuarono ad essere trasmessi ancora oralmente. Solo tra il 920 e il 930 compare il primo codice redatto nell'abbazia di San Gallo in Svizzera, che sarebbe il codice San Gallo 359. La scrittura beneventana. La scrittura beneventana è una scrittura tipica dell'Italia meridionale e della Dalmazia, dall'VIII secolo fino alla fine del XIII. Venne definita anche littera longobardisca, perché si differenziava dalla littera francisca che indicava la minuscola carolina che vediamo poi essere utilizzata nel nord Italia. Tale nome sta ad indicare che questa scrittura appartiene al territorio del Ducato, del Principato di Benevento. Centro scriptorium. Ecco, lo sviluppo delle forme della scrittura beneventana è in stretta relazione prima con l'attività del monastero di Santa Sofia a Benevento, poi dopo la ricostruzione del monastero di Montecassino, che ne prese il posto e divenne il centro più importante per l'Italia meridionale. Ecco, qui vediamo le quattro lettere più significative della scrittura della scrittura beneventana. Ecco, la A, che quando è da sola si capisce bene, ma quando è in composizione è difficile scambiarla per una T. La E e la R. Quindi vediamo queste sillabe che ba, do, oc, od, pa e pot. Vediamo che pa e pot, insomma, la finale è abbastanza semplice. La scrittura carolina è molto più semplice, poi la vediamo. Ecco, qui ho un po' di parole: tota, Maria, mittat, dilatata, introivo, saziabor, giustizia, tristizia, grazia, spezienza, eccetera. Ecco, qui ci sono dei frammenti di testo, i quali è riportata sotto anche la traduzione.
vediamo, non so, Tempo, Cuoco, vediamo, ma ecco, anche, vediamo anche qua il Cuoque, c'è una contrazione come succedeva in tante scritture, insomma. Possum, vedete qua, possum, un'altra contrazione. Questa è un'altra che vedremo adesso, questa è un'altra scrittura sempre cosiddetta beneventana, però di Bari, un codice di Bari. La vediamo molto più esile, ecco, vedete qua. Questa è molto grossa, in grassetto si direbbe oggi, col computer. E questa è più esile, più elegante e anche forse più leggibile. Nascita della scrittura musicale. Isidoro di Siviglia riteneva che i suoni non si potessero imprimere nella carta. Ecco, vengono chiamati neumi, quei segni che dal X al XIII secolo costituiscono la scrittura musicale. Il termine neuma viene dal greco neuma, cioè segno, cenno. I primi codici del X secolo si differenziano appunto in relazione alle varie regioni geografiche che abbiamo visto nella cartina precedente. Questa notazione si serve dei segni antichi utilizzati dai grammatici latini e che abbiamo anche noi in parte, anche oggi, l'accento acuto, quindi virga acuta, l'accento grave, virga gravis, o il tractulus, che esprimono sia la virga in questo senso, l'accento grave, sia il tractulus diretto esprime la stessa indicazione, diciamo, il punto interrogativo, che è il quilisma, l'oriscus, il segno di contrazione, che domine, non scrivevano tutta la parola, è utilizzata anche oggi nella scrittura spagnola, il trigon, segno di abbreviazione, que, e il segno di elisione, che troviamo anche il nostro un po', ecco, è un'elisione di poco. Ecco, questi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 segni col tractulus messi assieme danno delle combinazioni cosiddette neumatiche. Ecco, qui vediamo un codice di Benevento. Questo è un inno, O Beata Magdalena. Vediamo questi segni che non sono esattamente come quelli di San Gallo che vedremo dopo, però, vedo questa qua, ad esempio, questa è una contrazione della parola hymnus, qui vediamo l'oriscus sopra, vedete, eccetera. Perché sono scritti fino a questo punto? Perché l'inno è una composizione strofica con una metrica ben precisa e quindi era inutile scriverlo anche adesso gli inni più semplici nella stampa moderna si musica la prima strofa e poi si va. Ecco, qui c'è una comparazione tra la notazione sangallese dello stesso brano e la notazione beneventana. Re, su, scusate la mia voce, che è quella che è rauca. Dunque, parte da qua. Re, su, re, si, et adug te cum su, eccetera. Benevento ci dà quasi la stessa lezione neumatica. Re, su, re. Prima avevo un torclus. Re, su. Adesso re, su, re, si. Anche qui c'è una variazione. Traduc, manca questo torclus. Qui abbiamo solamente una clivis, cioè una virga acuta e una grave, una nota più alta, una nota più bassa. Traduc te cum sub, alleluia, eccetera. Andiamo avanti. Un'altra comparazione, sempre San Gallo, Christus factus est pro nobis obedience usque ad mortem, è un graduale del Giovedì Santo, non sto qua a spiegarvi perché ne parlerò forse stasera, e questo è lo stesso graduale notato nel codice Benevento 40. Andiamo avanti, sempre un codice beneventano, questo è Benevento 34, però vediamo una linea. Una linea sicura, ma vi giuro che ce n'è anche un'altra in corrispondenza del C. Cioè questa qua è una linea tirata in rosso,
Questa è una linea tirata in giallo, quindi dalla fotocopia, in bianco e nero si vede poco, e in mezzo c'è una linea tirata a secco che sommano a tre linee in pratica. Con tre linee già posso stabilire l'altezza dei suoni, mentre prima non si poteva stabilire l'altezza, mi sono dimenticato di dirvi, questi neumi mi indicavano solamente il ritmo, l'altezza era ancora, la melodia era ancora tramandata attraverso la tradizione orale. Qui abbiamo un altro codice di Klosterneuburg, vicino a Vienna. Qui abbiamo, si vede meglio, sostanzialmente sono quasi coevi, e vedete F che sta per Fa, A che sta per La e C, Fa, La, Do. Abbiamo tre linee, quindi qua questi neumi vengono tirati, perdono il loro significato originale, poi vi farò un piccolo esempio. Però la melodia, cioè si preoccupano sempre più di salvare la melodia, ecco, qui addirittura c'è anche una linea verde. Qui siamo verso il terzo quarto del 1200, o forse anche il quarto, e questo è il codice Bottacin, che è conservato presso il museo, no, il codice Malaspina, scusate, che è conservato presso il museo Bottacin di Padova. Qui abbiamo le quattro linee belle tirate in rosso che tutti quanti conosciamo, nei grandi antifonali che abbiamo visto per i musei, con le note quadrate, ecco. Il sempre solito Christus Factus Est in un'edizione, tra virgolette, moderna, cioè di fine 800, primi 900, con la restaurazione gregoriana, controllo sempre l'orologio, perché il gregoriano dal 1648, 43 adesso non mi ricordo più, subisce una mutilazione con l'edizione Medicea. Era la polifonia e poi la monodia nel 600 che imperava, il gregoriano in fase discendente. E allora per non far tutti questi grandi melismi, vedete, guardate qua quante note ci sono su una sillaba. Ecco. Allora tagliano. Alla fine dell'Ottocento la scuola del monastero di Solern cerca di ricostruire il gregoriano, opera impossibile anche al giorno d'oggi comunque, e danno le edizioni, questa edizione a fine 800, primi 900. Allora, come si può cantare questo Christus Factus Est? Christus, scusate, prendo fiato. Christus Factus Est pro nobis. Ecco, Cristo si è fatto per noi. Questa qua è una notazione, è una più completa, perché sotto riporta i neumi rosso, quelli che abbiamo visto di San Gallo, e sopra riporta i neumi della scuola metense, che sono le due scuole, diciamo così, migliori. Allora questo si canta così. Christus factus est pro nobis. Che differenza c'è dal primo che ho cantato al secondo? Ho enfatizzato ritmicamente e anche come intensità vocale il pro nobis, perché questo è il solo esempio che vi faccio, poi devo correre. E l'indicazione, e ogni brano gregoriano si potrebbe fare un'esegesi del testo. E l'azione salvifica di Cristo nei confronti dell'uomo, dell'umanità, e quindi va enfatizzato questo pro nobis. Questa è la grandezza del canto gregoriano. Non sono le note messe là e cantate tutte uguali. Vado avanti velocemente. E andiamo sui rotoli dell'Exultet dell'Italia meridionale. Ecco, si tratta, l'Exultet che cos'è? Si tratta del preconio pasquale. La veglia pasquale è l'elemento liturgico più antico che abbiamo. Ecco, viene cantato questo dal greco, dall'etimologia, scusate, latina precoonis, cioè un banditore. Qui c'è il diacono sopra un pulpito, sopra un pergamo, che canta questo preconio. Lo canta da che cosa? Da un rotolo che srotola man mano che
che prosegue il canto. Qui vediamo un altro diacono che tiene in mano il cero pasquale. Sapete che chi è abituato ad andare in chiesa c'è la benedizione del fuoco, capito? E poi l'accensione del cero e si entra in chiesa. La benedizione dell'acqua viene fatta successivamente. Qui vediamo il vescovo assiso nella sede episcopale, qui vediamo un altro diacono col turibolo in mano e i canonici che stanno in coro. Bene. Le parole sono: exultet iam angelica turba celorum, exultet divina mysteria, et protanti regis victoria, tuba insonet salutaris. Qui vediamo una, come si dice, una figura di destra con la E scritta giusta e la grafia nel verso giusto, e tutte le figure capovolte. Qui vediamo l'opposto. Cosa succedeva? Questo diacono, quando, e questo è un fenomeno esclusivamente dell'Italia meridionale, il Longobardo, e quando cantava srotolava il rotolo. Lui aveva il testo del verso giusto, però le icone, le figure erano capovolte. Il popolo, che era meno ignorante nella Sacra Scrittura di quanto pensiamo noi, adesso che siamo evoluti adesso, ecco. Lui dalle raffigurazioni riconosceva subito ciò che aveva imparato. Tuba insonet salutai, la tromba, qui il richiamo è all'Apocalisse, l'angelica turba celorum, che vediamo tutti gli angeli. E poi andiamo avanti. Gaudeat et tellus tantis irradiata fulgoribus, et eterni regis splendore illustrata, totius orbis sentia amissis caliginem. Ve lo canto un attimo. Gaudeat et tellus tantis irradiata fulgoribus. È un recitativo. Mozart avrebbe dato tutte le sue composizioni pur di poter mettere la firma a questo suo recitativo, che noi oggi, evoluti come siamo, troviamo puerile, quasi primitivo. E mi prendo la musica perché eterni regis splendore illustrata totius orbis essentiat amissis caligine. E qui vediamo la madre terra con pantofole principesche che trattiene tra le mani due palme, sotto abbiamo degli animali, un cane, un ariete, una capra e un cinghiale, eccetera. E vedete qua il testo che è capovolto. Vi faccio qualche esempio, così poi passo ad altro. Letetur et mater ecclesia, cioè gioisca la madre chiesa. E qui vediamo l'immagine di prima. Tanti luminis adornata fulgoribus, ecco i lumi. Magnis populorum vocibus, ecco qua il popolo. Ec aula resultet. Ora, letetur et mater ecclesia, tanti luminis adornata fulgoribus, et magnis populorum vocibus, ec aula resultet. Ecco, qui abbiamo un altro, come si dice, un altro quadro. È il passaggio degli israeliti del Mar Rosso. E vediamo qua il mare che si chiude sopra i cavalli e i cavalieri degli egizi. Ec nox est in qua primum patres nostros filios Israel educto de Egipto mare rubrum sic quo vestigio transire fecistice. E gli israeliti che a piedi asciutti hanno attraversato il mare mentre le onde stanno bravare. Andiamo avanti. Ecco. Questa notte... dov'è? Ec nox est in qua destructis vinculis mortis Christus ab inferis victor ascendit. Ecco qua, Cristo che scende agli inferi, nel purgatorio, dove c'erano i padri, i profeti, e li solleva letteralmente
e li porta, in paradiso, per chi crede naturalmente. Ecco, anche qua vediamo chiaramente le figure dritte e il testo capovolto. Qua ho certe necessità. O certe necessarium de peccato, quam tale actantum eruita bere redemptore. Ecco, dice il testo, era necessario il peccato di Adamo per poter avere questa meraviglia di redentore. E qui vediamo l'iconografia, che non vi sto qua a spiegare perché è già esaustiva di per sé. E qui finisco gli esempi di questi rotoli, ho preso diversi rotoli, non è solo un rotolo questo. Ecco, qui niente, non canto più, basta perché il tempo scorre. Ecco, qui fa vedere il cero. Allora, beh, dunque, dov'è qua? In uius igitur noctis gratia, suscipe sancte pater, laudi suium sacrificium vespertinum, quod tibi in ac cerei, ecco il cero qua, la raffigurazione del cero, cere in oblazione solenni, per ministrorum animus deo peribus apu. Ecco l'opera delle api che vediamo sotto. Sacro sancta reddit ecclesia. E poi c'è un altro taglio. Aliture enimili quantibus ceri. Sta parlando della cera. Che quab sustantiam preziose uius lampadi. Che fornisce il materiale per la combustione, per l'accensione delle lampade. Api mater reduxit, prodotta dall'opera delle api. Qui vediamo tutta una serie di api, non so se la vedete bene voi, qui saltano fuori. Ecco, bene. Io adesso devo leggere, per far sintesi un po' della questione e per non divagare in mille... ecco, che so come... Quindi... Facendo sintesi e andiamo a terminare. Il canto beneventano è essenzialmente un fenomeno longobardo, strettamente legato alle sorti di quegli invasori che instaurarono sull'Italia meridionale una sfera di influenza politica e culturale che durò fino all'undicesimo secolo, ma sono cose che tutti conoscete. Ecco, le principali istanze storiche della cosiddetta Langobardia minore erano costituite da un forte desiderio di indipendenza e della fiera consapevolezza dell'identità longobarda, cose già dette prima. L'isolamento geografico e l'orgoglio longobardo del Ducato Beneventano produssero quella che potremmo definire come una sorta di autarchia permanente, non so se è giusto, ma... Questo mi pare di dire. Ecco, la liturgia beneventana, ecco, ci è pervenuta in forma incompleta e le sue origini non possono essere fissate con precisione. Essa mostra essenzialmente la sua parentela con tutte le altre liturgie liturgiche, anche europee, in base a una sostanziale fedeltà alla liturgia romana. Il canto beneventano, però, è il contrario, ecco qui la questione del canto beneventano, possiede una relazione più specifica con la struttura della liturgia ambrosiana, della Langobardia Maior, una relazione che fa supporre la preesistenza di un fondo di materiali comune. Gli scribi beneventani, consapevoli di tale connessione culturale, definivano ambrosiana la musica locale. Cioè, la musica di Benevento, del Ducato, è molto simile, è anche come concetto liturgico, alla musica ambrosiana. Ecco, e è ben difficile, ecco, adesso qua mi un attimo sulla grafia, è ben difficile riconoscere la provenienza di manoscritti, scusate, la grafia beneventana costituisce un fatto di collegamento fra nord e sud. La tradizione scrittoria di Benevento non è altro che la prosecuzione nell'Italia meridionale della tradizionale scuola italiana. È ben difficile nell'VIII secolo riconoscere un manoscritto del nord e uno del sud. Saranno i manoscritti del nord a mutare sotto l'influenza della minuscola carolina, mentre i copisti beneventani conserveranno e svilupperanno gli elementi grafici del loro territorio.
Nell'VIII secolo Benevento diviene capitale di un principato che, volutamente isolatosi dai papi, dai franchi, da Bisanzio, esprime il massimo della produzione artistico-musicale. Per contro i re longobardi del nord, accordandosi con i papi, con i franchi e con Bisanzio, perdono via via la loro identità. I cronisti posteriori ricorderanno l'epoca di Arechi con orgoglio e nostalgia. Si trattò senza dubbio anche dell'epoca del più alto sviluppo del canto beneventano, l'epoca in cui forse, dico io, vennero composti gli ultimi brani, durante la quale il canto, in questa epoca, il canto beneventano poté diffondersi in tutto il territorio longobardo del sud. La fortuna del canto beneventano, paradossalmente, fu merito dei longobardi del VI secolo, che sradicarono molta della vita ecclesiastica ancora esistente nell'Italia meridionale. I longobardi diedero loro il contributo a tale devastazione, sappiamo tutti, con l'abbazia di Monte Cassino, eccetera, eccetera. Per cui è lecito supporre che il canto beneventano non può dunque essere collocato cronologicamente in epoca anteriore al VII secolo. I Longobardi, nel momento in cui invasero il territorio italiano, nel 568, lo sappiamo tutti, erano pagani. Successivamente abbracciarono l'eresia ariana, ma l'ortodossia cattolica fece comunque penetrò anche questa. Non possiamo però, dai testi che ci sono pervenuti, certamente dire se questo contrasto fra arianesimo, l'eresia cattolica cristiana, e cattolicesimo influenzò in qualche misura il canto beneventaro. Non ci sono evidenze di sentimenti ariani nei testi dei canti che ci sono pervenuti. Tuttavia, però, questo è un campanello, secondo me, d'allarme di segnalazione importante, l'utilizzo frequente del credo nella messa beneventana, che di solito si dovrebbe cantare solo di domenica, ecco, potrebbe essere indicativo dell'eredità di un'epoca in cui l'ortodossia dei fedeli non poteva essere data per scontata. Il potere e l'indipendenza dei Longobardi favorirono una rapida diffusione di questo loro canto e l'VIII secolo tocca appunto l'apice, come abbiamo detto. Nel IX secolo ha inizio un'azione di contenimento, una sorta di trincea culturale, sempre più tenace e minacciosa per il canto beneventano. La progressiva dipendenza, ecco qua sempre quello che era avvenuto prima per la Langobardia Maior, dei principi alla Chiesa e l'intensificarsi dei contatti con Roma e la crescente importanza di Monte Cassino sul piano del potere ecclesiastico e temporale contribuirono a creare i presupposti per la futura egemonia del canto romano. Durante il IX e il X secolo vediamo la città di Benevento quasi isolata e costretta solo a difendere strenuamente il grande patrimonio che aveva prodotto nell'VIII secolo, ma ormai non produceva quasi più nulla di nuovo. Nel X e l'XI secolo il potere di Monte Cassino crebbe talmente che la trasmissione dei materiali liturgici molto spesso avvenne in direzione contraria, cioè una volta era Santa Sofia Benevento che riforniva Monte Cassino. Adesso abbiamo Monte Cassino che rifornisce. Vediamo l'area di diffusione. Dunque, è difficile stabilire con precisione i confini dell'area di diffusione del canto beneventano, ma la presenza di numerosi rotoli dell'Exultet, che abbiamo ancora qua sotto occhio, può aiutarci a chiarire tale geografia. Questi rotoli sono un fenomeno esclusivo dell'Italia meridionale, di conseguenza la loro esistenza stessa può testimoniare la presenza di una liturgia regionale in un determinato luogo. L'estensione del canto beneventano, e sto concludendo, per quanto possiamo risalire, è mostrata in questa cartina, ecco, nella quale sono indicati tutti i luoghi di origine, reale o presunta, delle fonti che contengono elementi di liturgia beneventana. La cartina ovviamente si riferisce al periodo della documentazione scritta, che, come avevamo detto prima, è dell'XI secolo. Ma, come per tutti gli altri repertori liturgici in Europa, fissa su pergamena ciò che nei secoli precedenti era stato tramandato attraverso la tradizione orale, come ho evidenziato all'inizio. La città di Benevento era il centro propulsore e produttivo del canto beneventano, come abbiamo appena detto. Ma anche altre fonti beneventane possono essere collocate per numero e per orientamento geografico lungo l'asse Benevento-Monte Cassino, con un certo numero di presenze in località vicine come Bari, le isole Tremiti e la costa dalmata.
dopo l'iniziale diffusione del canto beneventano, l'arrivo del canto gregoriano in Italia meridionale rappresenta l'evento di maggiore importanza ai fini della nostra trattazione fara tabula rasa sostanzialmente, che alla fine del XII secolo il repertorio oggi generalmente erroneamente chiamato gregoriano era il solo canto liturgico praticato nella Chiesa latina dell'Italia meridionale. Le forti pressioni all'unità e all'uniformità liturgica ebbero così tanto successo che il canto beneventano fu abbandonato, nonostante alcuni tenaci sforzi locali mirati alla sopravvivenza. Ecco, cosa ho detto io? Affrontare l'universo del canto liturgico e ritrovarsi in un mare al buio, su una zattera di ignoranza, parlo per me naturalmente. Aggrappati a brandelli di ipotesi lacerate, e laceranti. Così è, se vi pare. Bravo.